Buonasera. Pagelle. Forse dovrei dire buongiorno. Sì. Buongiorno perché il video lo carico martedì mattina, per voi oggi. Potrebbe anche essere un'idea prossima, no? Quella di lavorare, per così dire, alla sera e poi pubblicare i video la mattina. Video pilota quest'oggi e poi vedremo. Pagelle. Ho voluto comunque portarle. Ho già fatto un video, l'ho sbagliato perché poi sono andato a trattare cose che volevo. Su cui volevo dire la mia in un altro video. Adesso pensiamo a questi fantastici voti. Come ho detto nel post partita con il Sassuolo, per me si salvano in due. Vanja e Scurs. Basta. Però cambiamo i voti. Milinkovic 7 per la parata su Frattesi. Gigi, 5. Non ha commesso errori gravissimi, pesanti almeno ai fini del risultato, però è stato ubriacato dall'Oriente, tant'è vero che poi è stato l'unico dei tre di difesa ad uscire. Visto anche il capello brizzolato, insomma, se uno si fa due conti. Guarda l'età dell'Oriente, la velocità dell'Oriente, poi la paragona all'età e alla velocità. Le paragono all'età e alla velocità di CG, può trarre delle conclusioni non troppo complicate. Scurs, voto 7, esima senza voto, perché è stato fondamentale per chiudere Raspadori, sì, buonanotte, Pinamonti, e che non dico che abbia visto palla, ma non è mai stato importante per l'attacco del Sassuolo, che ha quindi giocato solo con D'Andrea e l'Oriente. È un difensore diverso da Bremer, lo si vede, continua a dirlo. Non è quel furetto che saltava un po' dappertutto, quel ranocchio che, nonostante la struttura fisica, risultava essere comunque molto mobile, molto agile. È più un grosso muro biondo, occhi azzurri, che però picchia, perché picchia, e occhio anche però su questo, occhio a rimanere pulito. Bremer era pulito, Bremer sull'intervento era molto pulito. Buongiorno 4 e mezzo, le sufficienze, le insufficienze oscillano tra 5 e 4 e mezzo, perché voi lo sappiate, per evitare sorprese. E sempre perché voi lo sappiate, da qui in avanti saranno tutte insufficienze. Buongiorno 4 e mezzo, va a vuoto due volte, riesce ad andare a vuoto due volte, non una, due, su un diciottenne, su D'Andrea nel primo tempo, e poi nel secondo tempo, dopo una chiusura che mi aveva fatto dire di lui bravo, riesce poi a farsi fottere all'ultimo secondo da Alvarez e a farsi anticipare. Quindi 4 e mezzo. Mi sembra anche superfluo spiegare perché, però nel dubbio. Singo 4 e mezzo, incommentabile, lui proprio non lo commento. Lukic 4 e mezzo, sì, va bene, testata tutta la fascia capitano, ragazzo mio, dipende anche da te, cioè, no, per dire, no, se io metto un cane, se io porto il mio cane, no, che non ho. Io ho due gatti, perché voi lo sappiate. Ma se io portassi un mio ipotetico cane sull'autostrada,
facendo una cosa orribile, abbandonandolo perché arriva l'estate, non so a chi darlo, quel cane non potrebbe reagire, rimarrebbe lì. Molto difficilmente, anzi, probabilmente sarebbe impossibile per lui ritrovare la strada di casa e quindi finirebbe così per essere sperduto, a meno che qualcuno poi non decida di acchiapparlo. Ma il cane da solo non è che potrebbe fare molto, no? In quel caso. Bene, Lucas non è un cane, per cui non è che se lo punisci allora non può reagire. Lucas è comunque un giocatore di 26 anni, quindi neanche piccolo, che può perfettamente capire di aver fatto un gesto che non doveva fare, ok? Rientrante in un contesto in cui anche la dirigenza ha delle colpe e la società ha delle colpe, siamo d'accordo, ma il gesto non è giustificabile, è anzi deprecabile e punibile. E se io ti tolgo la fascia da capitano, tu non è che mi fai il broncio. Tu reagisci perché sei stato ricoinvolto nel progetto, hai chiesto scusa all'allenatore, ai compagni, l'avrai fatto anche nei confronti della dirigenza. Quindi si cerchi di mettere una pietra sopra quella questione e pensa a giocare. Santa Madonna. Io penso alle settimane di allenamento, penso ai giorni, penso alle pause pranzo, penso alle sere. Cioè, sto ragazzo cosa fa? Passa tutte le settimane, tutti i giorni, tutte le ore a pensare al fatto che gli abbiano tolto la fascia da capitano e poi arriva in partita giocando così. Cioè, ipotizzando mai che sia tutto vero, ma Dio mio, reagisci. Anche tu. Questi hanno sbagliato probabilmente. Sì, va bene, ok. Non dovevano addirittura togliersi la fascia da capitano, cosa assolutamente ovvia in un contesto normale, ok? Di una società che vuole apparire ancora in minimissima parte seria. Però, mettiamo anche che abbiano commesso un'ingiustizia nei tuoi confronti, reagisci. Non hai 17 anni. Linetti 5, ottimi i suoi palloni all'indietro e Lazaro 5, ottimo il suo nulla. Radonici 5, Radonici 6, che 5 e mezzo, 4 e mezzo. Anche tu hai 26 anni, quindi facciamo che da adesso ci mettiamo a giocare per la squadra e non per dimostrare a sto cazzo di essere qualcuno, perché a 26 anni, tra episodi da testa calda e infortuni, non deve più dimostrare molto, no? La gente ti ha un po' più o meno inquadrato. Sei stato miracolato, perché sei arrivato qua un prestito con obbligo da 2 milioni e chi diceva che era già un affare l'averti preso dopo la partita di Monza, è evidente che il calcio abbia seguito poco, perché serve uniformità di giudizio sempre, no? Non si valuta un giocatore dopo una singola partita, lo si valuta a seguito di una serie di partite, almeno. Poi servirebbero anche gli allenamenti, ma noi tifosi ci dobbiamo far bastare gli allenamenti. E per cui, mio caro, inizia a capire sempre un po' di più perché ti abbiano pagato, lo faranno l'anno prossimo, solo 2 milioni. Il quadro inizia a essere un pochino più definito. Se comunque tu, così, senza impegno, decidessi da qui in avanti di iniziare a fare un po' meno il cialtrone e di tirare a caso e di saltare gli uomini da solo e di trovare magari qualche passaggio giusto in più, faresti il piacere a tutti quanti. Vlasic, voto 5, non era in giornata, proprio no. Lo testimonia un passaggio assolutamente errato, insensato, fatto negli ultimi 20-15 minuti a partita in un contropiede dove lui porta la palla. Sec voto 5,
si trova a far parte di un tridente assolutamente inedito in cui regna parecchia confusione. Oltre a Zima, mi sono dimenticato di dire che sono entrati un impalpabile Aina, o meglio, palpabilissimo, scusate, ma assolutamente impresentabile e indecoroso, 4 e mezzo. Indecoroso è proprio un bel aggettivo. E poi sono entrati anche Pellegri e Sanabria, che insieme fanno un 9. E se vi ho detto che le insufficienze viaggiano dal 4,5 al 5, capite voi bene che i voti che posso aver dato sono solo quei due lì. Qualche piccolo dato e poi il voto a Juric. Di solito non riporto dati, specialmente dopo le pagelle, ecco. Dico solo la mia su come hanno giocato i singoli. Però stavolta voglio riportare qualche numero. 17 gol presi dopo l'ottantesimo dalla stagione 21-22. Se si considerano anche la stagione 19-20 e la stagione 20-21, oltre a quella passata e a quella corrente, i gol salgono a 44. La precisione dei passaggi in questa partita è stata del 73,1%. Quindi più di un pallone sbagliato su 4. Sì. Vado allo scientifico, quindi matematica la studio. I conti sono quelli. Nelle prime 7 giornate, i nostri prodi cavalieri sulla fascia hanno la seguente percentuale di passaggi completati: Singo 77,1%, Aina 76,1%, Lazaro 75,9%. Quindi si pensi ai palloni buttati. Beh, dai, non è male una percentuale del genere, no, perché un esterno dovrebbe avere percentuali realizzative un pochino più non realizzative, percentuali di passaggio un pochino più alte, sai com'è interagire anche spesso nelle sovrapposizioni con i trequartisti richiederebbe una precisione nei filtranti, nei passaggi, nel controllo della palla che ogni tanto qualcuno di mia conoscenza si allunga un po' troppo. Possiamo anche immaginare come Sanabria non sia forse il profilo perfetto in queste prime 7 giornate da un punto di vista della lotta con i difensori, perché dei 35 duelli aerei ingaggiati ne ha vinti 14, il che significa che ad occhio la metà dei rinvii di Milinkovic sono andati a vuoto. Ad occhio, più o meno, insomma, qualcosa in più perché magari qualche suo rinvio sbagliato c'è stato, però di quelli che sono andati verso Sanabria circa la metà non sono arrivati. Potremmo parlare anche del fatto che in queste prime 7 giornate le nostre 2 punte abbiano un gol in totale. Potremmo parlare del fatto che nella stagione passata Sanabria e Pellegrini siano arrivati a un totale di 8 gol, 8 o 7. Potremmo parlare di tante cose, ma questo è più discorso da altri video che arriveranno in settimana, sicuramente. Perché servirebbe far mente locale
nella testa di qualcuno che credeva di aver assistito ad un mercato serio, organizzato, preparato, efficace. Considerazioni mie, ovviamente, però Juric 5 sarebbe un 4 e mezzo se avesse una bella punta lì davanti, uno da 20 gol a stagione, 15, anche solo 15, che farebbe dire a tutti: beh, come puoi non schierare lui? Cioè, ha una buona percentuale realizzativa, i palloni da buttare dentro li butta, schiera lui. Perché mai dovresti inventarti il tridente leggero e fantasioso e pirotecnico? No? È parzialmente giustificato, secondo me, perché ha voluto sperimentare in una situazione in cui non è che la prima opzione, cioè quella di schierare Sanabria o Pellegrini, gli abbia fruttato granché. Poi ha voluto aggiungere maggiore confusione alla situazione, schierando non una ma due punte. Esperimento che io però riproverei fossi in lui, non dal 60esimo su per giù, ma dal primo minuto, per vedere che davvero due punte non funzionino come quegli ultimi 30 minuti di Torino-Sassuolo ci hanno detto. Basta. Pagelle bruttissime, proprio allucinanti. Allucinanti come i giocatori che sono scesi in campo contro Sassuolo. Sono ancora molto arrabbiato per la prestazione perché è pienamente insufficiente. E penso di non aver quasi mai dato voti così uniformemente negativi. Però, che devo farci? Fatemi sapere che voti avreste dato, se sono stato troppo cattivo, se sono stato troppo buono. Vostre considerazioni sui dati che vi ho riportato, insomma, solite cose. Una buona giornata e ciao ragazzi.